Buonasera a tutti, io insegno, sono coordinatore del corso di laurea in disegno industriale presso il Politecnico di Bari, dove ho fondato questo laboratorio Inmatex, che è un laboratorio che è l'acronimo di Interaction Lab Immaterial Experience, che si occupa, quindi siamo nel sud Italia, questa è la città di Bari, nella regione Puglia. E cerca in qualche modo di creare una relazione tra la dimensione accademica della ricerca, la dimensione della didattica dall'altra parte e il saper fare dei territori di riferimento del sud Italia, quindi con delle aziende come il più antico lanificio calabrese, piuttosto che una giovanissima start-up che ha ricostruito la filiera della pecora gentile di Puglia, piuttosto che Fondazione Le Costantine di tessitura manuale. Questo da una parte, tenendo insieme aziende da una parte e altre istituzioni, perché in quanto università, a mia volta sulla ricerca sui materiali, ho rapporti con l'Università La Sapienza di Roma, Politecnico di Milano e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Quindi in qualche modo siamo un piccolo hub. E di che cosa ci occupiamo? Che cosa facciamo? Classifichiamo dei materiali e dei processi di lavorazione finalizzati a riattivare, a potenziare le caratteristiche percettivo-sensoriali delle superfici, quindi in rapporto però al saper fare dei territori. Nell'immagine che vedete c'è l'ana di pecora gentile di Puglia in tutte le sue fasi di processo, quali sono i valori di morbido, duro, liscio, ruvido, trasparente, opaco. Potenziando questi lavori io posso far emergere le qualità dei materiali locali, le qualità dell'identità locali, e questo però lo voglio fare non in termini folcloristici o di tipicità, ma è un pensare globale che deve guardare al pensiero invece internazionale della dimensione estetica dello studio delle superfici che viene fatta in particolare in questo caso da degli studi alla Harvard University sul valore delle superfici nella contemporaneità e nell'era digitale, quanto la matericità può essere ancora oggi importante nell'era degli schermi digitali. Quindi teniamo insieme una dimensione locale e una dimensione internazionale, tenendo insieme anche capacità tecniche dei corsi di laurea delle ingegnerie, fisici e chimici, per misurare, cercare di misurare questi gradienti sensoriali. L'essere più o meno rigido come un materiale può diventare più o meno rigido attraverso anche lavorazioni artigianali presenti nel territorio. Questo, per esempio, è un lavoro fatto sul rosso porpora, che era un'antica colore identitario che veniva prodotto a Taranto ed erano le officine purpuree dell'Impero Romano. E come questo colore, nella sua diversità, possa essere classificato, misurato, quali sono le potenzialità di quello che può essere un difetto della colorazione naturale, quello di non essere costante. Ma questo non essere costante può invece essere una opportunità che ci dà la dimensione mediterranea del sud Italia, che a sua volta è legata alla storia e all'heritage, e che poi può a sua volta venire a contatto con una serie di innovazioni tecnologiche e anche figurative, per le quali da un lato agugliatrici, diciamo nuove macchine che abbiamo immaginato, stampanti 3D di lana di pecora gentile di Puglia, piuttosto che variazioni di pattern figurativi antichi come l'occhio di pernice, che si trasforma in termini di estetica contemporanea. Che cosa quindi noi vogliamo fare? Innanzitutto pensare che il textile fa parte di un più generale pensiero sulla dimensione sensoriale delle superfici, della materialità nella dimensione contemporanea dell'era digitale, e che questa dimensione percettiva è una dimensione che porta con sé l'identità di ciascun luogo, che si può così confrontare per la sua dimensione locale all'interno di una visione globale. Sulla destra un'opera di Maria Lai, un'artista sarda molto importante, ispiratrice di Antonio Marras per molte delle sue creazioni, che disegna questo mondo dove il filo e la matericità rappresentano la diversità di ciascuno di noi in una dimensione globale. La fine è comunque, e quello che
può dare in Matex all'interno di CBL è quello di fare in modo che ogni luogo conosca se stesso e le sue potenzialità nei processi di lavorazione, intersecando le ricerche contemporanee sulla dimensione estetica delle superfici. Questo.